Il convegno nel quale abbiamo realizzato queste interviste che vi stiamo proponendo si è svolto nella sede del Centro Agroalimentare La Valle della Pescara a Villanova, nell'auditorium, e il punto di riferimento centrale di questo incontro, un seminario, è stato il dottor Domenico D'Ascenzo, che noi di Agricoltura Oggi scomodiamo tanto spesso, gli chiediamo collaborazione per essere ben informati su questi argomenti così delicati, così importanti. Ebbene, Domenico D'Ascenzo ha spiegato questo regolamento dell'Unione Europea che copre uno spazio piuttosto ampio, iniziato nel 2016, si concluderà nel 2031, ma sappiamo bene che in questo settore tutto può cambiare in base proprio alla pericolosità, definiamola così, del momento che stiamo vivendo. Dottor D'Ascenzo, quali sono le principali novità in questo regolamento che insomma è sempre più severo? Beh, diciamo che l'Unione Europea, dopo il primo regolamento sulle normative fitosanitarie di settore che risale al 2005, quindi col decreto legislativo 214, ha pensato, dopo oltre quasi 15 anni, di effettuare un regolamento che è molto più stringente riguardo al settore fitosanitario e riguardo proprio alla circolazione e alla possibilità che numerosi parassiti, numerose malattie che prima erano di difficile presenza in Italia, ma direi nell'Unione Europea, praticamente la dimostrazione che negli ultimi anni, a partire ovviamente da quella che è stata l'evento clou, che è quello della Xylella del 2013, che per l'Europa è stato, possiamo dire, un faro, perché ha fatto aprire gli occhi di quelle che potevano essere le conseguenze negative e nefaste dall'arrivo di una patologia grave come è stata quella, praticamente ha fatto sì che la nuova normativa fosse molto più stringente, che consentisse in qualche modo di blindare un po' gli Stati membri rispetto alla possibilità che patologie che potessero essere ritenute gravi, potessero circolare con maggiore frequenza. Qual elemento di questa riforma la colpisce di più? La normativa prevede molti settori e molti segmenti che sono stati completamente stravolti rispetto alla normativa precedente. Una che mi sembra, che voglio dire appunto e che voglio cogliere perché coinvolge un po' tutti, è quella del coinvolgimento dei produttori. C'è stato un cambio di rotta, nel senso che il primo baluardo, cioè la prima persona che deve in qualche modo sottendere alle proprie produzioni, è il produttore. E questa è una figura praticamente molto complessa, perché quella che è responsabilizzata si deve poi interfacciare con le strutture evidentemente regionali, con i servizi fitosanitari in primis, proprio per cercare di gestire eventuali emergenze. Questa revisione continua, possiamo definirla così, ci mostra un'Unione Europea molto preoccupata per il moltiplicarsi e il diffondersi di questi patogeni. Oggi l'Europa non parla più, e non solo, di patogeni da quarantena, cioè di quei patogeni che non sono presenti e che non vogliamo che siano presenti, ma parla addirittura di tutta un'altra serie di patogeni che vengono definiti organismi prioritari non da quarantena, cioè sono quegli organismi che, pur presenti, possono effettivamente, se il loro livello di presenza, il loro livello di pervasività dovesse aumentare, il livello di rischio e quindi la possibilità che possono creare un aumento al sistema produttivo potrebbe elevarsi, e quindi in qualche modo ha tirato fuori un elenco di ben 150 patogeni che devono essere attenzionati. Ovviamente è un sistema che sicuramente molto complesso, che dovrà essere digerito e soprattutto che dovrà in qualche modo entrare a regime nei prossimi anni, però sicuramente è una svolta.